Amici, eccoci qua, sono molto contento di rivedervi. Oggi prepariamo assieme la ricetta del risotto ai porcini. Io spero di condividere in questo video la ricetta proprio definitiva, nel senso che quando lo assaggerete dite: ma sai che un risotto ai porcini così buono non l'avevo mai fatto? Da ora in poi andrò avanti con questa ricetta qua, sarebbe un sogno della mia vita. Su Instagram ho condiviso già ieri una parte di avventura dove ci sono io che mi incammino nel bosco, però voglio condividerla anche qua su YouTube. Quindi avrete un minuto di me che vado ad incamminarmi nel bosco alla ricerca di porcini. No, secondo me è interessante, poi ci vediamo qua tra un minuto e cominciamo a fare la ricetta, ok? A dopo. La mazza di tamburo, dovete stare attenti che abbia sotto qua, no, l'anello. Questa qua è perfetta se la fate impanata, quindi farina, uovo, pan grattato, la fate tipo cotoletta. Sono arrivato vicino a un segnabrise, da noi si chiama, è letale. Però questo fungo è prezioso perché oltre che essere molto bellino, no, carino, mi piace tanto, è anche un fungo che fa capire che in questa zona possono esserci porcini. Infatti segnabrise perché? Perché segna il luogo in cui ci sono le brise, e le brise in Trentino sono i porcini. Eccolo qua il primo gioiello, questo qua è un brisotto, un piccolo porcino, è bellissimo, sano, bello bianco. Se lo stacco pian pianino, questi qua piccoli, oltre che essere più sodi, più sani, spesso e volentieri, sono anche più saporiti. Un altro capolavoro, questo qua è più grande ma ancora bello sano, compatto, perfetto, lo aggiungiamo al bottino e si procede. Perfetto, siamo tornati, vi faccio vedere la tecnica giusta per pulire i funghi polcini. Ne ho solamente uno che devo finire di pulire, quindi partiamo così con un coltello, no, e cominciamo a grattare. Dobbiamo togliere tutto questo terriccio, magari ci mettiamo un piatto sotto. Ora con un pennello cominciamo a roteare il pennello sul fungo, che così riusciamo a togliere anche la terra, invece quella più sottile, no? Che tende invece a rimanere intrappolata sulla superficie del fungo. Se come in questo caso la spugna comincia ad essere un po' troppo verde o comunque è un po' rovinata, la potreste anche togliere. Invece in questo caso, nonostante il porcino sia bello grande, la spugna è un pochino più biancastra e quindi in questo caso la tengo. Se magari notate che il cappello, il tubulo, che è la spugna che vi dicevo, oppure il gambo sono ancora un pochino sporchi, meglio non usare l'acqua corrente perché altrimenti assorbirebbero troppa acqua, diventerebbero anacquati, ma piuttosto un po' di carta assorbente o un canovaccio inumidito. Siate pignoli, ok? Però non è che dovete star lì a dire: oddio, c'è quel granellino di terra che mi dà un fastidio lì, aspetta che lo tolgo e non viene via. Il porcino è un elemento terroso, quindi ha quel retrogusto un po' di terra, no? Quel granellino minuscolo non darà fastidio, anzi, probabilmente conferirà un sapore ancor più di porcino al risotto. Porcini puliti, ma mi sono dimenticato di spiegarvi una cosa importantissima. Io ho fatto il brodo di carne, potreste fare anche quello vegetale se preferite, ma sarebbe meglio che facciate il brodo con un ingrediente nobile come il porcino. Sarebbe un peccato usare il dado, a mio parere. Quindi se fate un buon brodo avrete proprio l'eccellenza. Sedano, carota e cipolla. La cipolla l'ho addirittura tagliata a metà e fatta tostare leggermente in padella secco, che così rilascia ancora più sapore. Carota, in questo caso dell'orto, quindi l'ho appena lavata. Sedano, un po' di pepe in grani, ho aggiunto l'acqua fredda, poi il pezzo di manzo, qualche gambo di prezzemolo se l'avete, e poi un ingrediente speciale che mi ha consigliato il mio amico Ale, che lui è esperto in funghi. Una manciata di funghi secchi, non ne servono tanti, ma di funghi porcini secchi conferiranno al vostro brodo un profumo ancora più intenso. Vedrete che il vostro risotto sarà ancora più buono. Copriamo, facciamo bollire a fiamma bassa per circa un'oretta, spegniamo la fiamma, aggiungiamo un cucchiaio circa di sale grosso, copriamo nuovamente con il coperchio e facciamo riposare il brodo almeno un'ora, che così si insaporirà maggiormente, ma sarebbe meglio farlo riposare tutta la notte. Possiamo cominciare con la cottura, quindi tagliamo i funghi, prima cosa. Io farei così, con delicatezza divido cappello e gambo. E se sono particolarmente larghe, in due o tre parti. Uno lo potreste anche tagliare intero, potrebbe servirci, no, per decorare la superficie del riso. Che bella, magari una fettina così centrale.
Messo in padella aggiungo una noce di burro, adesso lo facciamo un pochino rosolare a fiamma bassa. Nel frattempo invece tritiamo finemente la cipolla. Spicchio d'aglio chiama, aggiungiamo i funghi porcini. Ne sono caduti un po'. Non aggiungete sale in questa fase perché dovremo farli rosolare bene. Il sale tenderà a far uscire dell'acqua. Facciamoli cuocere in questo modo per circa 4-5 minuti. Perfetti. Ricordatevi ovviamente di recuperare i funghi porcini che vi serviranno per la decorazione. Poi se avete qualche cubetto in più va benone. Andiamo con la cottura del riso. Io faccio tostatura secco nonostante ho la cipolla. Lo tosto, quando scotta abbastanza lo trasferisco qua di nuovo e parto con il soffritto di cipolla. Se non volete fare questo passaggio seguite il metodo tradizionale, quindi cipolla, burro. Una volta che è rosolata andate di riso, lo fate tostare un po' e poi vino bianco come si fa di solito. Scotta alla grande direi, quindi lo trasferisco di nuovo nella stessa ciotolina e andiamo di burro, cipolla rosolata, uniamo il riso già tostato, un pizzico di sale. Che bello sto rumore! Ricomincio la cottura. Il brodo deve essere bollente perché il riso deve subito cominciare a bollire, altrimenti la cottura non risulterà omogenea. Si tenderà ad avere un chicco esternamente stracotto e invece internamente crudo. Due segreti per avere un signor risotto bello cremoso. Il primo, mescolare abbastanza spesso per far fuoriuscire l'amido. Il secondo, usare una pentola abbastanza alta e non troppo larga, così l'amido non si disperde eccessivamente, soprattutto sui bordi della padella. Io preferisco lavorare in questo modo. Lo mescolerete meglio e risulterà più cremoso. Aggiungeremo un po' di brodo alla volta fino ad ottenere una cottura al dente. Arrivati a metà cottura del riso, aggiungiamo i porcini. Andiamo avanti. Pochi minuti al termine della cottura, tritiamo il prezzemolo. Non ne servirà tanto, appena un ciuffo. Mancherà un minuto. La consistenza com'è? Leggermente morbida. Io spegnerei. E aggiungiamo già burro, formaggio grana e prezzemolo. Mettiamo una noce, formaggio grana. E adesso mantechiamo. Facendo proprio questo movimento. Quindi alla fine il mestolo lo tengo fermo, ma smuovo la pentola. Vedete? Pepe nero, importante, fondamentale. Adesso lo facciamo magari a riposare un minuto col coperchio e ci vediamo dopo con l'impiattamento. Ho appena finito di scattare le foto, ho messo la fettina di porcino, guardate quanto è cremosa. Assaggiamo. Calcolate che ho fatto le foto, quindi non è morbido come prima, ma adesso assaggiamo il gusto. Si va avanti di cucchiaiate qua. Mi piace veramente tanto. I porcini cotti in questo modo sono rosolati, sono più saporiti e poi hanno una leggera consistenza, non sono troppo spappolosi, eh. C'è proprio un bel equilibrio. Spero che la possiate definire una ricetta definitiva come la definirei io. Ovviamente anche questa ricetta la dovrete fare e se mi taggate su Instagram o su Facebook io sono solamente felice. Come al solito, altri due video qua se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto c'è il collegamento per la ricetta scritta. Ci vediamo al prossimo video. Grazie come sempre per essere arrivati fin qua. Io cosa farò? Secondo voi? Vado avanti a mangiare. Sì, cari, col cucchiaio. Che soddisfazione.